Buongiorno Saulo. Paolo, tu sei responsabile di cucina qui all'osteria, a Moniga del Garda, sì. Siamo in una posizione proprio centralissima. Stavo guardando il tuo menù, abbiamo delle offerte territoriali, con il coregone all'olio in primis. In primis, sì. Raccontaci la tua proposta. Allora, il coregone all'olio è un piccolo progetto che è nato assieme a tutti i ristoratori di Moniga. E è un piatto che racchiude, diciamo, proprio il territorio al 100%, perché utilizziamo il coregone nel nostro lago, e cotto in olio cottura con olio extravergine d'oliva DOP bresciano, capperi gardesani e limone gardesano. Poi oltre al coregone cosa avete? Vedo del oltre pesce. Oltre al coregone abbiamo pesce, carne, salumi, formaggi, e lavoriamo tutto con uno stile un tutto mio, diciamo. Vi chiamate l'osteria, sì. Ho visto che però siete proprio un vero ristorante con una ricca carta, una scelta, ma avete anche delle proposte un po' più easy, mi sembra, per il mezzogiorno. Sì, abbiamo la proposta del mezzogiorno che va dal martedì al sabato, e a 18 euro diamo praticamente un paio di portate a scelta da una carta ristretta, ovviamente, con un'insalatina, il formaggio, il dessert, acqua e caffè. E poi la sera, e comunque anche a mezzogiorno se uno volesse, abbiamo la nostra proposta alla carta, che va dalle cose più semplici come gli affettati o il menù dell'oste, che è il classico menù d'osteria fatto da salumi, casoncelli, e petto di galletto e un dessert, a menù un po' più complessi, menù pesce a tutto a base di pesce, e un menù, una proposta di 5 portate a fantasia dello chef. Sai cosa mi piacerebbe? Sì. Venire in cucina con te e darti una mano a preparare questo coregone, così va benissimo. Provo proprio questa specialità. Va benissimo, volentieri. Andiamo, Saulo. Saulo, abbiamo tutti gli ingredienti pronti? Abbiamo tutti gli ingredienti. Partiamo dall'ingrediente principale, che è il coregone. In questo caso abbiamo un filetto che ho messo a marinare in questa busta sottovuoto da cottura con l'olio extravergine d'oliva del Garda, capperi gardesani e buccia di limone gardesano. Questo qui adesso viene messo in forno a vapore per circa 6-7 minuti a 70-75 gradi. Perché voi avete anche degli strepitosi limoni qui. Abbiamo degli strepitosi limoni, senti che profumo. Quindi abbiamo vini, olio e limoni. Vini, olio, limoni e capperi. E il pesce di lago. Il pesce di lago. E con cosa lo abbiniamo? Allora, io lo abbino con questa schiacciata di patate. Sono patate cotte in forno a vapore sottovuoto assieme alle foglie di limone, così gli lasciano quel profumo di agrume particolare. La patata poi viene schiacciata e mescolata assieme sempre a olio extravergine d'oliva e sale, semplicemente sul fuoco, e poi con uno spallinatore, quello per i gelati, viene fatta questa schiacciatina qui. Adesso la scaldo in microonde. Manuel Lombardi, titolare del ristorante Osteria di Moniga, ristoratore per caso, quindi non una vita nella ristorazione. Com'è successo? Sì, esatto, ristoratore per caso. Io vengo dal turismo, sono imprenditore turistico, conoscevo questi ragazzi che meritavano di aprire un ristorante per loro, e l'ho fatto principalmente per loro e comunque per passione, per divertimento. È un gioco che sta diventando una realtà importante, nel senso che comunque stiamo ricevendo complimenti da varie guide, dai nostri clienti, che è la cosa principale, e le soddisfazioni sono tante. Sono ecco trascorsi qua. Sono trascorsi 6 minuti e adesso lo montiamo. Thank you.
clientela cos'è prevalentemente? Italiana, straniera, di passaggio? Avete degli abitué? La clientela nasce soprattutto dal passaparola, perché il turista straniero che passa è difficile che entri in questa osteria per la difficoltà del menù, nel senso un menù difficile, tra virgolette, un menù che comunque può essere accattivante per un italiano che lo trova sicuramente diverso da quello che trova tutti i giorni nei ristoranti comuni o in tavola a casa propria. Questo è l'obiettivo, portare la gente fuori di casa per non mangiare le solite cose, pur mantenendo tradizioni e gusti italiani. Saulo, adesso tu mi farai una dimostrazione di una chicca che fate ogni tanto a qualche cliente speciale. Sì. Cosa mi prepari? Allora, ti preparo un gelato istantaneo con l'azoto liquido, che è a meno 196 gradi e ha la potenza di raffreddare istantaneamente, molto velocemente, con questa chicca del territorio, che è un succo d'uva. Succo d'uva prodotto da Cascina Belmonte di Muscoline. Di Muscoline, sì. Poi girando per il tuo locale mi hanno colpito anche queste opere d'arte alle pareti che sono anche in vendita. Esatto, questo è un artista di Rodengo Saiano, della Francia Corta. È un artista che io ho apprezzato perché usa tutto materiale riciclato e si adatta molto al nostro locale, secondo me, con i colori e le cose semplici che ha utilizzato, e merita di essere comunque riconosciuto. Ecco le tue meringhette. Le mie meringhette, che sono il mio gioco. Queste sono leggermente cotte? Sono cotte solo esternamente e crude all'interno, e la forza dell'azoto le disidrata all'interno. Quando te la metterò sul piatto e ti darò il via io, perché devo essere sicuro che non ci sia più azoto all'interno, la prendi e la metti in bocca intera.